il disinformatico. Se qualcuno vi dice che si sta dedicando al dropshipping, ma è stato coinvolto in una sextortion e sta cercando aiuto per un crypto scam, e non avete la minima idea di cosa stia dicendo, non vi preoccupate, è normale. Sono parole recenti, create per descrivere fenomeni nuovi legati a internet. Se volete sapere cosa significano o volete approfondirne la conoscenza, c'è una nuova puntata del podcast Il Disinformatico, pronta da scaricare o mettere in coda per l'ascolto, che risponde alle domande degli ascoltatori su trappole e truffe della rete. Si possono davvero fare soldi con la tecnica di compravendita del dropshipping, come sembrano voler fare anche molti minorenni? Qual è la strategia per difendersi dai ricatti basati su immagini esplicite ottenute con l'inganno? C'è qualcosa di vero dietro le agenzie che promettono di recuperare i soldi persi in truffe legate alle criptovalute? Sono Paolo Attivissimo e vi aspetto presso www.rsi.ch/ildisinformatico e su tutte le principali piattaforme podcast. Il Disinformatico. Se qualcuno vi dice che si sta dedicando al dropshipping, ma è stato coinvolto in una sextortion e sta cercando aiuto per un crypto scam e non avete la minima idea di cosa stia dicendo, non vi preoccupate, è normale. Sono parole recenti, create per descrivere nuovi fenomeni legati a internet. Se volete sapere cosa significano o volete approfondirne la conoscenza, c'è una nuova puntata del podcast Il Disinformatico, pronta da scaricare o mettere in coda per l'ascolto, che risponde alle domande degli ascoltatori su trappole e truffe della rete. Si possono davvero fare soldi con la tecnica di compravendita del dropshipping, come sembrano voler fare anche molti minorenni? Qual è la strategia per difendersi dai ricatti basati su immagini esplicite ottenute con l'inganno? C'è qualcosa di vero dietro le agenzie che promettono di recuperare i soldi persi in truffe legate alle criptovalute? Sono Paolo Attivissimo e vi aspetto presso www.rsi.ch/ildisinformatico e su tutte le principali piattaforme podcast.